ma non perché non c'erano argomenti da dire, ma perché mi sono reso conto che ci sono 7 liste, caro Mimmo Leone, credo che ogni giovane voglia dire la sua. E quindi io mi ero messo un po' da parte, perché visto e considerate che il consigliere l'ho fatto per 5 anni, 3 anni e mezzo, 4 anni, credo che qualcuno ha visto la mia presenza in consiglio comunale. Ma io non è che chieda a questa persona di dire le cose che non stanno né in cielo né in terra, ma dire la verità. L'amico Gianni Papasse ha fatto l'assessore ai lavori pubblici negli anni che si è creato un dissesto finanziario che fa paura. L'abbiamo chiuso qualche mese fa, 50 milioni di vecchie lire, 50 miliardi di vecchie lire, 25 miliardi, 25 milioni di euro. Io gli chiedo al candidato a sindaco, l'amico Gianni Papasse, il dissesto finanziario non è che si è creato da solo. Io credo che tante strutture che hanno creato negli anni non è mai funzionato. Non per offendere la collettività o il territorio di Doria, nascevano 10 bambini a Doria, hanno fatto una scuola che è costata 1,5 miliardi. Quel 1,5 miliardi è stato abbandonato dopo 6 mesi e vandalizzato. Questa amministrazione ha lavorato per poter progettare un unico progetto a Cassano Ioni che è stato presentato alla Regione Calabria. L'ingegnere Di Vincenzi può essere testimone, l'unico progetto in Calabria che ha avuto i finanziamenti per il punto com a Doria, che l'abbiamo rimesso in funzione e ha un servizio su tutto il territorio. Un'altra cosa che gli vorrei dire all'amico Mimmo Leone: caro Mimmo, noi abbiamo avuto il finanziamento per quanto riguarda il PSU, il mercato coperto. Beh, io mi chiedo agli amici dall'altra parte, è funzionato un solo giorno il mercato coperto? Mai. Questo mercato coperto è stato abbattuto, è stato finanziato di questa amministrazione comunale, c'è un parcheggio che ospita 50 macchine al giorno. Questi sono i risultati che ha fatto l'amico Gallo, l'amico Mimmo Leone e gli amici che l'hanno sostenuto. Ma per parlare di tante cose, l'anticipazione di casse che facevano alla gente e poi sistemavano le persone, altro che Penny Marco, caro Mimmo, altro che Penny Marco, quando sistemavano alla gente che dovevano lavorare, ci mancherebbe altro. Però lo facevano con l'anticipazione di cassa, quando arrivavano 2 bollette nelle casse, perché dovevano fare cassa e consumare denaro del popolo italiano, del popolo cassanese. Questa è la verità. Io chiederei all'amico carissimo Stabile, dipendente comunale che è stato per ben 8 mesi senza stipendio, perché stornavano anche i soldi dei dipendenti comunali. È vero o non è vero, Mimmo Leone? Io chiedo all'amico Stabile, perché lui è candidato nella lista di Papasse, se si ricorda quei 8 mesi che non si sono pagati. Questa è la verità dei fatti, altri che riprese che vogliono fare su tutto il territorio. Io ho detto a un amico mio, con un messaggio sul cellulare che mi è pervenuto, che è un amico carissimo, era l'altro, il candidato dall'altra parte, mi ha detto: Mario Guaragni, vedi che noi stiamo facendo le riprese delle brutture di questo paese. Io gli ho detto: non mi preoccupo di niente, l'unica cosa che devi fare è riprendere quelle belle e quelle cattive. Quelle belle sicuramente sono quelle che abbiamo realizzato noi e sono sicuramente superiori a quelle che non si sono potute realizzare. Hanno fatto delle riprese, caro Mimmo, che non c'entrano proprio nulla. Cioè, non so se tu conosci il Palazzo Nola, è proprietario del signor Fasanella. L'hanno ripreso come se fosse un bene del comune e abbandonato a se stesso. Questa è la campagna elettorale che sta facendo l'amico Papasse. Il comune di Cassanione, nel lontano 2004, quando ci siamo insediati nell'amministrazione comunale, sindaco Gallo, questi 4 ragazzi se ne andranno subito a casa, perché il commissario prefettizio non è riuscito a approvare un bilancio su 4. Ebbene, noi non solo abbiamo approvato i bilanci, abbiamo avuto i finanziamenti, ci siamo consumate scarpe tutti quanti per andare a Roma dal Ministero degli Interni per poter chiudere un dissesto finanziario. Qualcuno dice: ma l'ha chiuso il ministro Lanzillotti. Ma io credo che chiunque sia il governo centrale, di destra o di sinistra, se un sindaco non lavora, un sindaco non va a Roma, un sindaco non ha collegamenti, come avevamo noi nell'era del 2004 quando c'era il sottosegretario viceministro Tassone, credo che questo dissesto ancora perveniva per lunghi anni. Quindi voglio dire all'amico Papasse: caro Gianni, se poi vuoi fare una campagna elettorale, dica alla gente quelle che vuoi fare, perché quelle che hanno fatto gli altri l'hanno fatta alla grande e hanno dato veramente prove di governabilità e di stabilità in questo paese. A me dispiace solo una cosa che l'ho detto più volte, che questo paese deve meritare bene il voto, vale a dire che purtroppo noi non possiamo guardare indietro ma dobbiamo guardare avanti. Se per un'assurdità dovesse vincere Gianni Papasse,
noi torneremo per 30 anni indietro e cominceremo le cose che una volta si facevano attraverso le persone, mettendo uno contro l'altro, perché non si poteva permettere nemmeno di passeggiare con me, che se ero intermodo cristiano, il secondo giorno c'era il dispetto. Credo che questo paese guardi in avanti e deve guardare in avanti, votando il 6 e 7 maggio, non solo la mia persona, la consigliera comunale, perché gli posso dare una grande mano all'amico Leone, ma soprattutto l'UDC, che è il partito che da 7-8 anni sta lavorando e ha cambiato il paese realmente, altre che le chiacchiere che racconta l'amico Papazzi. Il 6 e 7 di maggio votate Mimmo Leone, sindaco di questo paese. Grazie.